siamo qui per cancellare gli F-35, 15 miliardi di euro almeno, secondo i nostri calcoli probabilmente 50 miliardi. Ci dicono che non ci sono i soldi per la cassa integrazione, le scuole pubbliche non sono a norma di legge, si sta andando verso un aumento dell'IVA che è la tassa più regressiva in Italia. Noi diciamo cancelliamo questo programma assurdo per comprare aerei da guerra e usiamo questi soldi per la spesa sociale, per la ricerca, per la scuola, per il welfare. Siamo in un paese in cui c'è l'imbarazzo della scelta per le cose da fare. Se avessi a disposizione tutti quei miliardi che vogliono spendere in F-35, io partirei da una delle cose che mi sta più a cuore e sono le nuove generazioni, quindi la scuola. La scuola, l'educazione, la cultura, la ricerca e poi, fatemelo dire, il nostro sistema giudiziario. Io sono in Commissione Giustizia e adesso tocco tutti i giorni con mano gli enormi problemi dei tribunali, dei turni, dei magistrati all'interno dei tribunali perché non c'è personale, non c'è carta per stampare e quindi abbiamo veramente solo l'imbarazzo della scelta. Basterebbe cominciare e noi con questa mozione presentata vogliamo cominciare a far capire da che parte stiamo, quindi no agli F-35. Ma do I look beautiful enough? I milioni di euro spesi per comprare gli F-35 potrebbero essere spesi per scuole, per l'educazione, per gli studenti, soprattutto per il diritto allo studio, al posto di andare a uccidere, usare questi soldi per comprare gli F-35 e uccidere le persone in giro per il mondo. Piuttosto potrebbe essere un'idea educare le persone in giro per il mondo. Con i soldi risparmiati dal taglio degli F-35 sicuramente inizieremo come primo punto a finanziare il reddito di cittadinanza, che è un diritto all'esistenza, finanzieremo le micro, piccole e medie imprese, metteremo in sicurezza il territorio, si potrebbero fare tantissime cose, queste sicuramente tra le prime, cercare di non lasciare appunto nessuno indietro, aiutare tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo e sono tantissime. Allora, sicuramente si possono ripagare tutti i debiti che abbiamo nei confronti di vari fondi di cooperazione allo sviluppo, come per esempio il Fondo Globale per la lotta all'HIV, sul quale abbiamo tipo 260 milioni di euro di debiti, per cui sarebbe un'inezia rispetto a quello che costa un F-35, come tutti i debiti che abbiamo sulla cooperazione allo sviluppo in generale, per non parlare di tutti i fondi, tutti i finanziamenti che potremmo, con i quali potremmo pagare i vari contributi a varie parti del welfare in generale. Intervenire a sostegno del reddito, noi abbiamo questa proposta del reddito di cittadinanza per la quale servono fondi, servono tanti, servono miliardi di euro ed c'è da reperirli ovunque, perché in questo momento la cosa più importante è salvare quelle persone che sono nella povertà. Ormai non è più neanche una questione di far sì di non arrivare oltre la soglia di povertà, sono persone che sono arrivate nella povertà. Ora, acquistare questi aerei sinceramente non capiamo a che serve. Ce lo dicano, stiamo preparando una guerra, ci dobbiamo difendere da qualcuno, da qualcosa. Mi sembra che in questo periodo l'Europa attraversi un periodo di pace forse tra i più lunghi della storia. Forse se c'è una guerra in corso è una guerra esclusivamente finanziaria e quella è una cosa di cui dovremmo interrogarci. Come qualcuno dice, c'è una terza guerra mondiale in corso ed è una guerra finanziaria e non abbiamo bisogno sicuramente degli F-35, forse abbiamo bisogno di sostenere i nostri cittadini in difficoltà. In alternativa all'F-35 già si può fare quelle che il governo aveva promesso di fare, cioè lavorare sulla disoccupazione giovanile, quindi intervenire sul lavoro. Già sarebbe una bella cosa se i soldi degli F-35 sarebbero investiti sul lavoro, è una priorità molto forte per i giovani. Allora, noi siamo qui oggi come Comitato Non Mus Roma perché lottiamo sia per la smilitarizzazione del territorio sia per evitare che il nostro paese compri e finanzi strumenti di guerra, perché l'Italia da Costituzione ripudia la guerra e perché potrebbe investire questi soldi per la salute dei cittadini, per servizi come l'istruzione e soprattutto anche per consolidare il territorio in quelle parti dell'Italia in cui ci sono problemi di natura ambientale. Vai. Scuola e asili, e tutto quello che serve in un paese che dovrebbe fondare la sua economia sulla cultura, il turismo e
tutto quello che ha caratterizzato il nostro popolo, che non ha ripudiato la guerra da dopo la resistenza, c'è scritto sulla nostra Costituzione, quindi se vogliamo riformare la Costituzione riformiamola e diciamo l'Italia è a favore delle missioni di guerra. Grazie. Faccio parte dell'Unione degli Studenti e secondo noi è assurdo finanziare un progetto come gli F-35, perché è assurdo che un paese che a livello costituzionale si dichiara contro la guerra poi finanzi un progetto del genere quando i soldi mancano per altre questioni come ad esempio il finanziamento della scuola pubblica. Reddito di cittadinanza, ti piace? Sì, mi piace. Beh, guarda, quando Berlusconi ha dato le dimissioni ero qui davanti per dire piove governo omicida, perché da 50 anni morte per alluvione, morte per terremoto, morte per femminicidio, morte sul lavoro, non c'è stato nessun programma di governo che abbia preso in considerazione questi argomenti e sarebbe ora adesso di cominciare. C'è gente che corre il pericolo a scuola nel studiare perché le scuole non sono sicure, no? E allora praticamente noi dobbiamo fare delle scelte oculate, delle scelte preziose, importanti, sono momenti particolari ed è vergognoso che qualcuno pensi in questo momento di prendere i soldi dei pensionati, della gente in difficoltà per comprare delle armi, insomma, che sono anche, insomma, obsolete prima di progettarle, perché insomma, è tutta una storia che non è inutile che io qui venga a rispondere. Poi chi sono io? Sono un cittadino sovrano che da quando ci sono stati tagli sulla cultura io fabbrico degli oggetti legati agli avvenimenti, agli eventi che accadono e li porto in giro, non come una bandiera che si avvolge e poi si svolge nelle due ore della manifestazione, ma da quando esco di casa a quando torno a casa è un continuo mettere in relazione con le persone sul treno, a piedi, in pullman, dappertutto. Aiuterei sicuramente le famiglie e le imprese in difficoltà, quelli che stentano ad arrivare a fine mese, quelli che hanno perso il lavoro, aiuterei tante persone che mi scrivono lettere veramente difficili da leggere e difficili da digerire e da tenere sulla coscienza, perché stare lì dentro significa senso di responsabilità, anche se noi questo disastro lo abbiamo trovato, però lottiamo con tutte le forze che abbiamo per cercare di scongiurare il peggio per questo paese, quindi mi rivolgerei sicuramente a quelle persone che alcuni sono anche malati e non hanno più le cure, la possibilità di curarsi, questo paese sta diventando molto povero e poi cercherei di fare degli investimenti importanti nella cultura, perché quello è lo strumento principale per liberare il popolo italiano dalla schiavitù, perché il fatto che non abbiano investito in cultura, in istruzione, ha portato il nostro paese al dissolvimento appunto anche politico, è un po' conseguenziale, per cui ecco riconvertirei tutto e così che si ripartirebbe alla grande. Sì, guarda, io qualche giorno fa ho sentito una mia amica che si lamentava perché diceva che non ha potuto iscrivere i bambini all'asilo, cioè perché ci sono troppi bambini stranieri. Se la prendeva praticamente in una guerra fra poveri con i bambini stranieri presenti in Italia, perché i nostri governi preferiscono comprare caccia e bombardieri piuttosto che costruire degli asili. In altre parole, in Italia non abbiamo i soldi per comprare, per fare gli asili per i bambini italiani, ma li abbiamo per bombardare i bambini stranieri. Penso non ci sia altro da dire. Allora, che cosa farei con il denaro degli F-35? Praticamente, beh, ci sono molte possibilità sicuramente più utili all'Italia, più utili alle persone, sicuramente io prediligerei l'infanzia, prediligerei gli ospedali, le strutture per i disabili, per le persone più deboli, per le donne, investirei in campagne stampa capillarizzate per esempio per il femminicidio, per rincentivare l'economia, sicuramente aiuterei gli esodati, sicuramente quei soldi verrebbero riutilizzati in modo e investiti in modo da non far pagare l'IMU, insomma c'è l'imbarazzo della scelta, sicuramente io credo che non abbiamo bisogno di 90 F-35 che ci impongono di spendere una cifra esorbitante che non serve all'Italia, l'Italia poi per l'articolo 11
tributi alla guerra, quindi voglio dire, le chiacchiere stanno a zero. Con i soldi degli F-35 io ricostruirei L'Aquila, una città completamente distrutta, uno scempio. Cinzia Properzi. Bravo, ciao. Ciao. Ma io credo che la prima cosa sia il rilancio della piccola e media impresa, la primissima. Chi sei? Magda. Ciao Magda. Anziché utilizzare i 14 miliardi per gli F-35, andrebbero destinati al reddito di cittadinanza, al ripristino delle emergenze idrogeologiche e a sostenere tutte quelle attività che possono creare lavoro per i giovani e per chi ha perso lavoro in età non giovanile. Se si tagliassero almeno due F-35 si potrebbe ricostruire L'Aquila. Ah, io prima di tutto cercherei di parlare di cultura, cercherei di parlare di scuola, cercherei di parlare di beni comuni, no? Perciò anche da semplicemente potenziare le reti regionali per i pendolari che versano in condizioni pietose, no? Cercherei di nuovo di parlare di pubblico, no? E gli F-35 fanno comodo solo a determinate, diciamo, fasce della popolazione e basta. E cosa faresti con i soldi degli F-35? Io farei un super Luna Park, però un Luna Park a tema, tipo politico, cioè magari uno di quelli dove ci metti queste case dell'orrore, no? Dove tu giri l'angolo e vedi un politico che dice: no, io non sapevo fossi un mafioso, ero uno straordinario stagliere, no, guarda, quella era la nipote di Mubarak, così, questa è una casa dell'orrore, no? E un altro in cui dice: no, perché la mobilità è una delle cose più importanti, bisognerebbe cominciare a entrare tutti in centro coi SUV, capito? Fare tutte cose del genere. Questo, insomma, linearmente parlato. Il Colosseo non c'è problema, si può buttare giù tranquillamente. Tutto giù, via giù. Il Colosseo, e questo l'ha detto un personaggio inglese che fa un programma, sai, sul turismo, ha detto che il Colosseo è stato trasformato nella più imponente e anche importante rotatoria del mondo. Sì, una bella cosa. Belle cose. È una casa degli orrori. Una casa degli orrori, dice. Mettiamo il Colosseo. Il Colosseo come rotatoria, capito? Intorno ci giri col go-kart. Ok, vabbè. Scuola, sanità, riqualificazione del territorio, insomma, voglio dire, già mi sembra non poco. E casomai le bombe dove le facciamo? Le bombe le facciamo facendo le canne, insomma, possibilmente. Ma no, a Cinecittà, no? Ah, no, vabbè, no. Io le faccio in tutta la città. Vabbè, non so. Ciao.